Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Analogamente a quanto detto prima, qui si esentano dal pagamento dell'IMU le unità abitative che fanno parte delle cooperative edilizie proprietà indivisa a partire dal 2014. Proponiamo di anticiparla al 2013 in coerenza con quanto stabilito dalla maggioranza e dal governo. Prendiamo atto che il governo in questo momento ci sta dicendo che non sa se andrà a coprire il gettito IMU per gli enti locali. Rendere inammissibile questo emendamento vuol dire che non ci sono le coperture per coprire la totalità dell'IMU degli enti locali. Il governo lo dica, dite che volete coprire soltanto parte dell'IMU, non tutta l'IMU, e che volete scaricare sugli enti locali delle decisioni per campagna elettorale. Ditelo chiaramente, alzatevi, ditelo, avete almeno questa correttezza davanti non soltanto al Parlamento ma anche davanti ai nostri cittadini. Noi riteniamo che non debba valere solo per loro, personaggi della pubblica amministrazione che hanno stipendi molto alti, questa possibilità di riconoscere la prima casa, perché solo per questa categoria anche di privilegiati, perché riguardano tantissime persone, tantissimi funzionari di alto livello che possono benissimo pagare tranquillamente l'IMU. O la facciamo per tutti i cittadini o se no neanche per queste categorie di persone. Qua si fa una discussione dove voi avete stabilito che i bilanci di previsione dei comuni sono fino a novembre di quest'anno. Voi avete mai visto un'azienda privata che fa i bilanci di previsione all'undicesimo mese e poi c'è solo un mese per fare il bilancio definitivo? Ma come facciamo a governare i comuni in questa situazione? In realtà questo è un governo da Repubblica delle Banane, perché c'è solo ancora uno spazio per fare qualcosa di peggio, cioè che l'anno prossimo ci dite che il bilancio di previsione si può fare entro l'anno 2014, così noi chiuderemo come al solito l'anno nel 2015 non sapendo ancora che soldi bisogna usare con l'IMU. Questa è la realtà, quindi il vero problema, il peccato numero uno, è fatto dal governo che non dà nessuna spiegazione sui soldi che arriveranno ai comuni e dovrebbe comuni concludere. Che devono poi intervenire sui cittadini. Questa è la realtà, quindi dovete vergognarvi di quello che avete ideato e di quello che state facendo, perché alla fine voi fate fare a noi gli esattori. Grazie, è esaurito il tempo. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.